facile affermare che le questioni migratorie si collocano oggi in cima all'agenda politica e all'attenzione delle nostre opinioni pubbliche. Esse sono anche fermamente al centro della politica della cooperazione allo sviluppo italiana. La nostra cooperazione ha infatti integrato in modo sistematico il nesso migrazione-sviluppo in ogni sua azione, con progetti ed iniziative che affrontano le cause profonde delle migrazioni. Un momento storico giusto che ci consenta di focalizzare l'attenzione di quanto stiamo già facendo e di quanto noi andremo a fare in una maniera aperta e anche critica, di trovare delle soluzioni che siano allo stesso tempo flessibili e solide. E naturalmente senza dimenticare tutte le ragioni immateriali che questo fenomeno porta con sé. Il giornalista tutela l'identità e l'immagine, non consentendo l'identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media. Deve essere necessariamente un'informazione onesta, concreta e non subordinata a visioni di contingenti interessi politici. L'azione dell'OIM si basa sul principio che una migrazione ordinata e nel rispetto della dignità umana porti benefici sia ai migranti sia alle società. E per questo condividiamo con l'Italia una visione della migrazione come un'opportunità a livello individuale e collettivo. Un partenariato dialogante che mettesse tutti gli attori insieme, ma che potesse essere poi seguito anche da iniziative concrete, da un impegno concreto in termini di cooperazione e sviluppo, ovviamente,